Adesso passo la parola al professore Curì, che ci può dare delle, ci può dare delle nozioni storiche sui vaccini di razza. Salve a tutti. Io voglio riportare l'attenzione sul fatto che questa giornata, che è cominciata con manifestazioni belle, però è incentrata proprio sul monumento, sulla strada che sta vicino a noi, cioè i cosiddetti martiri di Pietrasse. Noi dobbiamo partire da questo fatto per un fatto molto semplice che già il vice sindaco ha fatto capire, cioè il fatto che noi siamo un po' schiavi culturalmente di una cultura americanista e dobbiamo liberarci veramente se vogliamo crescere. Cioè noi in Italia siamo quelli che apprezziamo molto le cose che stanno al di sopra di Napoli e in Italia stessa, in Europa, siamo quelli che apprezziamo invece quelle che avvengono negli Stati Uniti. Dico questo perché tutti quanti, come se niente fosse, il primo maggio ricordano i cosiddetti caduti di Chicago, i quali sono morti per il lavoro, ma questo è avvenuto 25 anni dopo che già qui vicino a Pietrasse ci sono stati caduti per lavoro molto più copiosi di quelli americani. Cioè questa è una vergogna che noi discendenti di quella gente non le abbiamo ricordate fino a pochi anni fa, in cui finalmente un gruppo di noi, tra cui io, immodestamente, stiamo ricordando questi fatti. Ecco, quindi è un fatto importante che il primo maggio appartiene a Napoli, il primo maggio appartiene ai nostri antenati, il primo maggio non è una cosa degli americani, alla faccia dei sindacati che hanno sempre snobbato questo fatto che di Pietrasse. Sono stati invitati un sacco di volte, sono stati invitati per i 150 anni di Pietrasse, non sono mai venuti. Insistono su questa soggiogazione alla cultura americanista. Noi dobbiamo smetterla, dobbiamo ricordare i nostri antenati, ripeto, che stavano qua. Qui, e lo ricordo, ci sono anche delle bandiere. Che cosa evocano queste bandiere? Evocano il fatto che con quella bandiera noi avevamo la più grande fabbrica metalmeccanica d'Europa qui, scusa d'Inghilterra, d'Europa. La Fiat che oggi rappresenta il nostro, la nostra opinione, era Pietrasse allora. Noi avevamo una fabbrica all'altezza delle migliori del mondo, era una delle migliori del mondo, piena di operai che lavoravano, piena di sangiorgesi che andavano la mattina facendo questo chilometro e mezzo a piedi a lavorare a Pietrasse. Quindi ecco, queste bandiere significano che in quel periodo noi eravamo ai primi posti al mondo nell'industria, nell'industria, non nelle canzonette oppure nell'arte varia, nell'industria, cioè a livello della grande esplosione economica dell'Ottocento. E allora a Pietrasse c'erano, dopo 3 anni dalla negativa per il lavoro Unità Italiana, a Pietrasse erano rimasti dai 1100 e più che c'erano prima con il Borbone, erano rimasti un 600 operai, i quali continuamente venivano tartassati dalla proprietà privata che li aveva preso Pietrasse, che invece era un opificio pubblico prima, costruito con i soldi dello Stato borbonico, questo è molto importante, e questa proprietà privata sfruttava la situazione, aumentava l'ora di lavoro, diminuiva i salari e licenziava perché aveva come idea di arrivare a quello che siamo oggi, e lo sappiamo, cioè di farlo diventare un museo. Come tutte le nostre grandi industrie sono sparite o sono diventate musei e i nostri lavoratori devono andare all'estero, devono andare a nord, devono emigrare o devono aspettare la cassa integrazione o devono sperare che qualche politico li aiuti o devono soltanto buttarsi a mare, come fecero anche gli operai di Pietrasse. Questa fabbrica, ripeto, stava in discesa continua. Dopo 3 anni gli operai decisero di fare una manifestazione quando non c'era il diritto di sciopero, quando in nessuna parte del mondo facevano manifestazioni del genere, decisero di farsi sentire dalla proprietà. E il 6 agosto del 1863, e non posso ovviamente ricordare tutti i fatti, andate a vedere, stanno pure su Facebook i fatti che riguardano questo terribile accadimento di Pietrasse, il 6 agosto al suono della campanella principale, alle 3 del pomeriggio, lasciarono il posto di lavoro, si riunirono tutti
piazzale di Petrarca per chiedere giustizia, per chiedere attenzione soprattutto dalle autorità. E c'era un manifesto che fu messo qualche giorno prima: muovetevi artefici che questa società di ingannatori e di ladri con la sua astuzia vi porterà alla miseria. Guardate che parole profetiche, questa società è piena di ingannatori e di ladri. Voi li conoscete gli ingannatori, quelli che vi hanno promesso aiuto, quelli che vi dicono che un giorno faranno qualche cosa, quelli che addirittura hanno messo al primo articolo della Costituzione che l'Italia è fondata sul lavoro. Ma quale parte dell'Italia è fondata sul lavoro? Non certo questa che è quella che è fondata sul lavoro. E allora, ingannatori e ladri, dicono che qua è la camorra che ruba. Sono i politici autolocati che rubano, lo sappiamo benissimo, e questo non è un fatto del XXI secolo, è un fatto che è nato con la famosa unità italiana. E allora io voglio dire soltanto questo, che in quel giorno invece di colloquiare con i lavoratori, invece di cercare di aiutarli, perché era stato tutto deciso di distruggere Pietrarca, chiamarono non solo le forze dell'ordine, ma chiamarono l'esercito piemontese italiano per sedare dei tumulti che non c'erano. Guardate che a Portici c'era un reggimento di bersaglieri che era venuto dalla Basilicata, in cui stava combattendo contro il grande brigante cosiddetto Crocco. Non so se, quanti di voi sanno bene che è successo dopo l'unità italiana. Per quasi 10 anni tutti i nostri antenati hanno combattuto in armi contro l'invasione piemontese. Vi piaccia o non vi piaccia? Siete tricolore o non siete tricolore? Questa è la storia. E allora questi bersaglieri che erano venuti dopo mesi di combattimento terribile, assedati di sangue, arrivarono a Pietrarca senza discutere, senza guardare niente, si inginocchiarono su due file, presero la mira e spararono contro i lavoratori di Pietrarca, spararono contro i lavoratori inermi. Non finisce qui, i lavoratori si girano, scappano, cercano rifugio, cercano di salvarsi, li attaccano alla baionetta. Io ho finito un libro in cui sta scritto bene tutto questo, che cosa hanno combinato. Ho messo in evidenza le ferite dei cadaveri, sono delle cose allucinanti quelle che hanno fatto contro i nostri antenati che erano anche di qua. E non finì così, se ne scapparono parecchi a mare, a nuoto, cercavano di salvarsi, li spararono. E poi che cosa hanno fatto? Tutti quelli che fanno crimini, soprattutto se è uno Stato, come quello sabaudo, che cosa fanno? Cancellano le prove. Io sono andato a vedere gli archivi, dovunque sia possibile trovare prove, ho trovato quei soliti pochi nomi dei caduti di Pietrarca che sono molto dappertutto. Luigi Fabricino, Fabio Cini in altre cose. Onore! Anello Marino. Onore! Domenico Del Grosso, che era proprio un buon giorno. Onore! Anello Olivieri. Onore! Questo in fondo questura dice questi nomi qua. Già andando a vedere all'ospedale Pellegrini c'è qualche altra cosa che è stata omessa, quindi vuol dire che si può mettere tranquillamente. E Francesco Muscettola, un ragazzo di 19 anni. Onore! Rosario Bagnoli. E questi sono più o meno quelli che i grandi storici, che non hanno mai portato la verità su questi fatti, hanno detto che sono i martiri di Pietrarca. Ma voi capite, io voglio soltanto leggervi i feriti ufficiali, quelli che sono dovuti ricorrere alle cure mediche perché ci sono dei nomi, perciò, e noi possiamo dire onore a questi personaggi che veramente lo meritano. Domenico Citava. Onore! Mariano Castagliano. Onore! Anello De Luca, che è di San Giorgio. Onore! Salvatore Colamazzo. Onore! Maurizio Giuseppe. Pasquale. Onore! Porzio. Onore! Antonio Coppola. Onore! Miranda Alfonso. Onore! Leopoldo Albi. Onore! Antonio Palumbo. Onore! Pasquale De Gaetano. Onore! Anello Cefariello. Onore! Vincenzo Simonetti. Onore! Gabriele Truppale. Alfonso. Onore! Alessandrelli. Clemente Prezzo. Onore! Francesco Guerra, Antonio Spina, Di Bernardo Luigi, Raffaele Pellecchia, Vincenzo Fava e così via e tanti altri. E allora il discorso è questo. Io non voglio fare l'antistorico, perché a me piace parlare della mia terra, però vi dico, c'è un prospetto negli archivi, nel fondo questura, all'archivio, al grande archivio di Napoli, che mette in evidenza delle cose allucinanti. Il 6 agosto erano presenti
668 operai a Pietrasse. Dopo la strage, immaginate che successe, hanno chiuso la fabbrica per una settimana. L'hanno riaperta la fabbrica il 13, la settimana dopo. Ebbene, i presenti erano 476. Mancavano quasi 200 operai. Io non voglio dire che morirono tutti, ma con la crisi del lavoro, che voi immaginate benissimo, chi poteva dire ma non vado più a Pietrasse? Chi non poteva andare più a Pietrasse? E allora, considerando la dinamica che vi ho detto dei bersaglieri contro i nostri operai inermi, veramente i morti sono molti di più. Non lo sappiamo, perché le fonti ce l'hanno negato, perché è un crimine di Stato quello che è stato fatto. Noi abbiamo il dovere di onorare questi nostri antenati e soprattutto di collegarli con il presente. Non è un caso che ancora qui siamo a lamentarci dei posti di lavoro. L'Italia è nata togliendo il lavoro al sud, è nata in questo modo, perché solo così poteva ingrassare il nord. E allora noi finché non capiremo questo non riusciremo mai a fare il passo in avanti. È inutile chiedere ai carnefici di essere usati e non essere più martirizzati, è inutile, bisogna trovare il modo di fare da sé in qualunque modo, ma non come stiamo facendo. Io veramente saluto questi operai che stanno vicino a noi a combattere e saremo con loro in ogni occasione, soprattutto se ci lasciano i loro recapiti, è importantissimo, ma sappiano che la strada che stanno facendo non porterà da nessuna parte, come non portò da nessuna parte la protesta di Pietrasse, li portò nella tomba. Oggi non si va nella tomba, si va nell'oscurità, nel dimenticatoio, e questa è una cosa che non dobbiamo più accettare. Viva il Sud, viva Pietrasse! Grazie, grazie. Onoriamo i nostri caduti! Onoriamo i nostri caduti! Onoriamo i nostri caduti! Onoriamo i nostri caduti! Caduti! Tiratevi un attimo verso di me, facciamo una foto. Bravi! Bravi!